Amici del Bardo, anche oggi eccomi qui con tutte le ultime news dal mondo della WWE. Prima però voglio leggere qui sotto le vostre opinioni sull'ultima puntata di SmackDown, quella che ha decretato Samoa Joe come primo sfidante al campione WWE AJ Styles. Poi ci sono state mille altre cose, lo screzio tra Daniel Bryan e The Miz, la battaglia tag team tra quelli del New Day e Sanity e via dicendo. Qui sotto fatemi ascoltare dunque le vostre considerazioni. E ora alle news. Intervistato dai colleghi di Sky Sports, Triple H ha detto che il futuro degli eventi solo al femminile dipenderà dall'accoglienza che i fan riserveranno a WWE Evolution. La compagnia guarderà diversi indici, certo, gli acquisti, l'interesse, la discussione sui social e poi deciderà cosa fare di questa idea per il futuro. Stando a rumor non confermati, qualora la kermesse dovesse ottenere i risultati sperati, beh, allora la WWE potrebbe organizzare due eventi speciali all'anno con questa particolare tipologia di card. Io e Luca Franchini abbiamo parlato dei pro e dei contro di una pay-per-view soltanto al femminile. È stata una discussione anche abbastanza intensa, è pubblicata sul canale, se vi va recuperatela perché è un bel sentire e soprattutto sotto a quel video si sta sviluppando un bel confronto tra voi fan. Nelle ultime dichiarazioni rilasciate e concesse alla stampa, Titus O'Neil ha ribadito i concetti precedentemente espressi su Hulk Hogan, dicendo, e chiarendo forse meglio, di rispettare ciò che Hogan ha fatto nel passato. D'altronde Hulk è un pezzo di storia della WWE. Quindi Titus non ha nulla di contrario al suo reinserimento nella Hall of Fame. Tuttavia O'Neil ritiene che quelle di Hogan allo spogliatoio WWE non siano state delle scuse, ma solo delle blandissime giustificazioni. Pertanto il suo giudizio sull'accaduto non è affatto mutato rispetto a quanto occorso nel backstage di Extreme Rules. Insomma, Hulk questa croce temo che se la porterà dietro per lungo, lunghissimo tempo e forse per tutto il restante della sua esperienza terrena. Insomma, dare un colpo di spugna a quelle frasi razziste, anche se rubate, anche se arrivate probabilmente in un momento di rabbia, non sembra così facile. Insomma, c'è parecchio scetticismo addosso a questo super campione del passato. Stando al noto sito di gossip americano TMZ, quando si parla di gossip la mia lingua sbiaccica un po', Nikki Bella starebbe cercando casa a San Diego dopo aver vissuto nel recente passato nella stessa area ma insieme a John Cena, sotto lo stesso tetto. È un depistaggio? È la verità? Vallo a sapere. Ormai tutte le notizie sull'ex coppia o sulla coppia, secondo alcuni, finiscono irrimediabilmente sotto la lente d'ingrandimento dello scetticismo. Nel frattempo, sempre TMZ riferisce che il budget di Nikki sarebbe sull'ordine del milione di dollari per trovare un'abitazione con 4 camere da letto e una piscina, in una zona della città ritenuta ovviamente sicura e tranquilla. Beh, cavoli, una casettina piccina picciò, ecco, giusto una milionata di dollari, sempre che le informazioni di TMZ siano vere, ma di solito lo sono. Intanto il canale YouTube delle gemelle Bella sta per raggiungere la quota di 2 milioni di iscritti, che è davvero tanto, insomma, per due ragazze che vanno aperto tempo fa, secondo me anche quasi per gioco e per vedere come andava la situazione. Il mio un po' ristagna,
come iscritti. YouTube inserirà, credo, tra qualche settimana o mese nuove features per chi ha superato i 100.000 followers. Qui invece noi stiamo spingendo pian piano a ritmi di 5, 7, 10 al giorno per arrivare, insomma, forse vicini ai 50.000. Se non vi siete ancora iscritti, lasciatele oltre a un bel mi piace, lasciate anche la vostra iscrizione, nella speranza che si cresca sempre di più. Tra l'altro le notifiche non sempre arrivano, quindi non sono così invadente, però sapete che gli appuntamenti sono quasi giornalieri, con le news e con tutte le altre rubriche. Il videogioco WWE 2K19, per voi amici smanettoni, quest'anno avrà una versione speciale dedicata anche a Ric Flair. Nella sezione community di questo profilo vi ho postato una foto dei contenuti extra contenuti appunto inseriti in questa edizione speciale, e ci sono ad esempio un Funko Pop esclusivo oppure la replica di un anello di quelli che vengono dati a chi entra nella Hall of Fame WWE, e dovrebbe esserci anche un pezzo di un costume ufficiale di Ric Flair, cioè lo hanno sbrandellinato e hanno creato un'altra cosa da collezione che ovviamente non avrà una diffusione così larga, visto che si tratta di edizioni comunque limitate e numerate. Dunque, se siete fan di Ric Flair, potete pensare fra qualche settimana, visto che il gioco esce a ottobre, di prenotare o procacciarvi questa versione speciale. Nel frattempo si sta parlando molto del futuro televisivo americano della WWE, sottolineo americano perché a volte parlo di questo e voi capite italiano. Quello che succede in America è diverso rispetto a quello che accade nel resto del mondo. I diritti televisivi americani che la WWE vende in America non equivalgono a quelli venduti nelle altre nazioni. Cosa sta succedendo? Beh, la WWE è al centro della discussione perché numerose fonti riferiscono che la federazione sta pensando di aumentare gli NXT takeover portandoli a 8 all'anno e rimpolpando il calendario a partire dal 2019. Non solo, diverse fronde interne alla compagnia sarebbero pronte ad accasare gli eventi su Fox Sports facendo perdere loro l'esclusività sin qui riservata al WWE Network. Stiamo parlando degli NXT TakeOver. Perché questo accostamento dei TakeOver a Fox Sports, ripeto, Fox Sports americana, perché in Italia Fox Sports ha chiuso? Perché molti pensano che l'intero format di NXT passerà entro la fine del 2019 al canale televisivo americano in questione, diventando così di fatto NXT il terzo brand a diffusione nazionale della WWE. Il progetto credo che sia effettivamente in corso. Alcune recenti dichiarazioni di Triple H lasciavano presupporre che le bocce erano in movimento. Credo che la WWE stia lavorando a questa finalità. Probabilmente si sono anche accorti che c'è più grano da fare vendendo uno show televisivo che rendendolo esclusivo di un network che fa i suoi numeri, ma che la movimentazione attuale sta evidenziando come in crescita come numero di ore viste, ma non come numero di spettatori o comunque in crescita minima, numero di abbonati, spettatori uguale abbonati. The Rock ha ottenuto un ruolo nel film Suicide Squad 2, ispirato, come sapete, all'universo fumettistico DC. Le riprese inizieranno a ottobre a Toronto. Alcuni siti stanno peraltro riportando la forte possibilità che The Rock sia presente alla prossima WrestleMania per sfruttare, anche come traino alle sue molte iniziative artistiche, la vivace piazza di New York, che è il mercato più importante in America, insieme a Los Angeles. Su Twitter, James Ellsworth ha lanciato una campagna personale con tanto di hashtag dedicato per essere riassunto a SmackDown.
Anche voi a casa, vi prego, sono pieno di debiti. Non lasciatemi in giro in lista disoccupati. Firmate la petizione. Aiutate i miei muscolacci a tornare in TV. Vabbè, la voce scema dovevo ovviamente farla. Alla Comic Con di San Diego, Rey Mysterio ha confermato ancora una volta di voler chiudere la sua carriera in WWE. Il popolare lottatore mascherato ha aggiunto che intende ritirarsi in un elastico temporale compreso tra i 3 e i 5 anni e ha ribadito che sono in corso ormai da tempo delle trattative con la federazione dei McMahon per un suo ritorno a Raw o a SmackDown. Stando a quanto era trapelato qualche mese fa, Mysterio potrebbe effettivamente rientrare nell'orbita WWE attorno ai mesi di settembre-ottobre, però niente è ancora scolpito nella pietra, quindi prendete tutto ciò con cautela. Chiudiamo con due brevi molto veloci. La prima riguarda Jeff Hardy, che durante una recente intervista ha detto che in suo parere il miglior tech team, e lui è uno specialista tech team, attualmente in WWE è quello formato dagli Usos. Siete d'accordo? Non lo siete? Dita roventi qua sotto, venitemelo a dire. E infine, complici le tournée americane, molti atleti WWE o ex WWE si stanno godendo le amichevoli estive di alcune delle loro squadre del cuore. E stiamo parlando ovviamente di calcio, il calcio europeo. Ieri, ad esempio, Sheamus è andato a vedere Liverpool contro Manchester City e invece Rey Mysterio, di cui abbiamo parlato poco fa, ha assistito a Milan contro Manchester United. Se andate su Twitter a cercare troverete molte testimonianze, anche fotografie e via dicendo, di quanto vi ho riferito. Domani le news non ci sono. Sabato c'è pausa sul canale, domenica torna Chiedi al Bardo, a mezzogiorno, mi raccomando. Se non ci sono emergenze familiari, peraltro questo weekend sono a Torino, al Lingotto, per partecipare ad un mega torneo, si chiama Grand Prix, di Magic, il gioco di carte collezionabili che sapete mi appassiona parecchio. Quindi se siete in giro a curiosare o se magari siete giocatori di Magic presenti in questo evento e vi va di venire a scambiare quattro chiacchiere, mi trovate facilmente. Io non gioco il main event, gioco i side event, quindi sono lì proprio con fare turistico moderatamente competitivo e sarò assolutamente e totalmente avvicinabile. Se non sapete cos'è Magic ma volete venire a caccia di Michele Posa, sappiate che l'ingresso è assolutamente libero, quindi potete anche fare un giro se non mi trovate, pazienza, però intanto avete visto quello che era in corso. Io vi ringrazio per l'ascolto, lascio la palla a voi nei commenti, ovviamente fatevi sentire con educazione. E noi ci vediamo e sentiamo quanto prima, sempre solo qui sul canale del Bardo. Alla prossima, ciao!